Un saluto agli amici di Mitico Snake e benvenuti in un nuovo video dedicato alla rubrica del mitico Rubik. E lo dico sempre, la rubrica dedicata solo ed esclusivamente al mondo del cubo di Rubik. Allora, nei video precedenti abbiamo visto la soluzione del cubo di Rubik 3x3, il cubo di Rubik 4x4, ma in questo video, posto un attimino l'oro, voglio portarvi anche la soluzione del cubo di Rubik 2x2. E sì, avete capito bene. Allora, dico solo che il cubo di Rubik 2x2 non è niente di più difficile per quanto riguarda rispetto agli altri puzzle, anche perché 2x2 si basa solo ed esclusivamente sugli angoli. Quindi in questo video andremo a vedere come applicare gli algoritmi che vi ho mostrato in precedenza per sistemare gli angoli su 3x3 anche su 2x2. Quindi direi di vederci al banco subito dopo la sigla. Amici di Mitico Snake, eccomi qua, nuovo video del mitico Rubik. Questa volta parliamo del 2x2. Vi porterò la soluzione del cubo di Rubik 2x2. Come già detto nella intro di questo video, il cubo di Rubik 2x2 è basato solamente sugli angoli. Quindi tutti gli algoritmi che vi ho mostrato nella soluzione del cubo di Rubik 3x3 che riguardano gli angoli, li possiamo applicare anche sul 2x2, sia per quanto riguarda gli angoli del primo strato, sia per quanto riguarda l'OLL, sia per quanto riguarda il posizionamento degli angoli dell'ultimo strato dopo l'OLL. Quindi, se volete rivedere quegli algoritmi, vi lascerò qui da qualche parte tutti i link di riferimento per andarvi a rivedere tutti quegli algoritmi che vi ho mostrato nei video precedenti che riguardano solo gli angoli. Possiamo il 3x3 e andiamo avanti con il 2x2. Infatti, eccolo qua. Allora, il 2x2, per chi mi segue già da un bel po' di tempo, sa che io inizio sempre da colore rosso. Quindi cosa faccio? Già ne tengo uno nella parte bassa, devo sistemare lui, quindi da qui a qui, e farò un in questo caso, dato che parliamo di un 2x2, farò un UL e vedete che l'ho portato subito in posizione. Andiamo avanti e portiamo anche un altro cubetto d'angolo, ovvero lui, ok? Quindi anche lui non servono algoritmi specifici, perché possiamo abbassarlo direttamente e avvicinarlo a lui, come potete vedere. Quindi se riusciamo a ragionare un pochino, non servono nemmeno tutti gli algoritmi, se non per l'ultimo cubetto che andremo a posizionare, per esempio questo qua. Questo è un caso che già vi ho mostrato sul cubo di Rubik 3x3. Vi ripeto, se volete rivedere tutti i video riguardanti gli angoli del 3x3, sia del primo strato e sia dell'ultimo strato, ve li lascio qua da qualche parte. Allora, eccolo qua il cubetto. Per posizionare questo rosso giallo nella parte bassa, farò un R U R'. Ed ecco qua. Adesso, una volta completato il primo strato, dobbiamo portare tutti i colori dell'ultimo strato verso l'alto, e qui già conosciamo tutti gli algoritmi. Qui basta andare a ricordarsi la figura che utilizzavamo anche sul 3x3, la possiamo utilizzare anche sul 2x2, ok? Quindi i due angoli opposti già sistemati, dobbiamo andare a sistemare gli altri due. Ed ecco qua, ve li ho portati nella parte alta. Quindi se vi ritrovate con uno dei casi, dei sette casi che ritrovavamo sul 3x3 dopo la croce, le possiamo applicare anche qui. Adesso dobbiamo sistemare gli angoli per poi finire il cubo. Vi ho detto, non è nulla di più difficile il 2x2, ma dobbiamo solo applicare tutti gli algoritmi che fanno parte del cubo di Rubik 3x3 degli angoli. Allora, ed ecco qua, questo è uno dei casi che già conoscevamo, uno dei due casi. Abbiamo già due angoli ai loro posti, dobbiamo sistemare gli altri due e scambiarli di posizione. E facendo questo algoritmo noi andremo a completare il cubo 2x2x2. Allora, questo algoritmo, per chi mi ha seguito già lo conosce, sicuramente già lo avrete imparato. Se vado ad applicare questo algoritmo, come potete vedere, io finisco il cubo 2x2. Quindi vi ripeto, se volete tutti gli algoritmi, io qua non è che ve li lascio, ma li potete reperire dal video che riguardano gli angoli del cubo di Rubik 3x3, ok?
Allora, amici di Mythical Snake, come avete potuto vedere, il 2x2, beh, utilizzando solo gli algoritmi che fanno parte degli angoli che utilizzavamo anche sul 3x3 o magari sul 4x4, riusciamo a risolverlo in questo modo. Diciamo che io, beh, ancora adesso utilizzo sempre un metodo a strati e lo ripeto nuovamente come ho fatto nel video precedente, anche perché con il lavoro che faccio, imparare gli algoritmi del SIFOP, ovvero il cosiddetto Friedrich, non ne ho molto di tempo. E se riesco, beh, riesco ad imparare un algoritmo ogni 3-4 giorni ed esercitarmi. Però per adesso vi metterò tutte le soluzioni per quanto riguarda il metodo a strati. Che dirvi? Imparatelo. Utilizzate gli algoritmi per sistemare gli angoli che già utilizzavate sul 3x3 e riuscirete a risolvere anche il 2x2. Alla fine di questo video vi lascio ad una mia solbanche sul 2x2. Che dirvi? Questo video finisce qua. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché ci tengo. Attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Per voi è gratis, non pagate nulla, ma per me è un grandissimo, grandissimo aiuto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, che c'è la Mythical Snake, ve lo ricorda anche l'animazione, spero di farla bene, ok, da questo lato qua. Là dove passano tutte le novità, dove farò alcuni sondaggi ed è il modo migliore per restare in contatto con tutti voi. E noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video qui sul mio canale YouTube domenica prossima. E intanto vi lascio ad una mia sub. Ciao! Cioè, io dico, finisco un video e mi suona il gong delle campane. Oddio, oddio, vabbè, però alla fine mi ha fatto finire il video.